che mi scornano. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi, siamo a posto. In bici. No, no, in Italia. Yes. Senso. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi. Ok ragazzi, lasciamo quel di Badolato, spero che vi sia piaciuta la breve dronata. E continuiamo per questa strada che spero non mi porti brutte sorprese. Strada spettacolare, dovrebbe attraversare i Monti Sibillini se non sbaglio. Quindi attraverserò i Monti Sibillini, che vabbè, sono una parte dell'Appennino Calabro. Spero di non dire stupidaggini. E facendo questa stradina mi ritroverò dall'altra parte. Della punta dello stivale per arrivare a Scilla. Orario di arrivo qua è previsto per le 17:20. Può andar bene. Quindi andremo sulla costa adriatica. No, tirrenica, scusate. Questa è la costa ionica. Anche se adesso stiamo entrando appunto nell'entroterra, facendo queste stradine davvero molto belle e caratteristiche. Io spero che la strada vada avanti, perché in pratica avevo due alternative: o fare questa strada o tornare giù e continuare con la e fare ancora il primo pezzo della statale 106 ionica. Visto che ero un po' anche stanchino di sentirmi un navigatore che continuava a dirmi strada statale 106 ionica, ho deciso di prendere questa strada e non me ne pento affatto.
sarà un passo, boh, un passo di qualcosa qua. Da una giornata monotona è diventata una giornata molto molto profittevole e divertente. Questa strada è spettacolare, io lo sapevo che se si andava in questa zona nell'entroterra succedeva così. Inizia a fare anche freschino, tanto che stiamo salendo. Sinceramente non so l'altitudine, però secondo me siamo belli alti, eh. Ma che spettacolo! Sale passare, lasciale passare le capre. Vorrei che... C'è paura, ragazzi. Non vorrei che mi scornano. Bello. Caprette, ragazzi, più vado avanti più mi chiedo che cazzo sto andando. Fango, mica fango, ragazzi. Sì, non è proprio, cioè è stata bella fino adesso la strada, adesso guarda che schifo. Madonna mia, abbiamo appena cambiato provincia, tac, così, che prima eravamo in provincia di Catanzaro, adesso siamo in provincia di Vibo Valentia, e è cambiata tutta la situation. Prima la strada era bella, adesso facciamo un po' di strada bianca. Era così bello che stavo recuperando tempo sul percorso, però adesso così, porco cane, non è proprio bello. Spero che non duri tanto così la strada, perché sennò siamo messi male. Mancano ancora 100 km all'arrivo. Madonna. Cacchiarola. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Oh, la Madonna. Porco cane. Dove mi sono incagnato? Forse era meglio ritornare giù prima. Porco cane. Dissestata molto bene. Oh, il navigatore, non erano previste le strade così oggi. Porca
bestia. Guarda, ci manca solo che piove, siamo a posto. Tutta dritta, tutta dritta. Tutta dritta. Se si fossero 5-6 gradi più sarebbe tutta un'altra cosa. Lì c'è un laghettino, laghettino. Bella però la zona, eh. Speriamo di uscire da questa cosa un po' freddina, frescolina. 20, mi sa che qua c'è brutto. Però sembra bello però, eh. Madonna. Dato che siamo qua al sud, non vorrei che mi esca qualcuno con la doppietta, col fucile. Questa foresta qua. Non mi esce un cinghiale, un orso adesso. Sperende no. Orso marsicano. C'è un po' di umidiccio. Ragazzi, se usciamo vivi oggi siamo a posto, eh. Ragazzi, da una strada da incubo a una statale è un attimo. Per voi un secondo di video, per me è stati 5 minuti, però fa un freddo che non immaginate, eh. Io guarda, spero che ci sia bello la scilla, in teoria dovrebbe essere bello. Comunque sembra quasi che il nostro amico, dove mi sto incagnando ragazzi, cioè la vista è spettacolare, però non avete visto la strada che stavo facendo prima. Non sono riuscito neanche a accendere la telecamera. Che poi sono sti due rimbambiti qua di Google Maps. Che dici, ero sulla strada principale, fammi continuare lì, no? Che magari non era conciata come questa. Perché già la strada principale non è che era chissà quel bijou, però. Perlomeno stiamo scendendo, inizia a fare un po' meno freddo. Vada via il ciappotè. Poi adesso vanno in coppia. Prima parla una, poi parla l'altro. Sembra quasi che mi stiano divertendosi a pigliarmi in giro, sti scemi qua. Madonna mia. Cioè, disagio oggi. Ok, sono riuscito a fare lo scollinamento, ho fatto anche il pieno, svolta a sinistra.
mancano ormai 60 km alla destinazione. Di qua c'è anche l'autostrada. E ci vediamo più tardi. Eccoci ragazzi, Scilla. Spero che ci sia davvero il bed and breakfast. Eccoci qua a Scilla ragazzi. Adesso sto andando verso il lungomare, sperando di vedere qualcosa di bello e sperando di trovare qualcosa da mangiare, perché qua c'è chiuso tutto. Io non so che ora mangiano qua, ma io c'ho fame ragazzi, non ho fatto neanche pranzo. Quella di là è la Sicilia ragazzi, almeno penso è la Sicilia di là. Non vorrei che mi scornano e usciamo vivi da qua. Siamo a posto, sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. Italia. Yes, sono so. Che spettacolo di posto ragazzi, guardate. Eccoci qua ragazzi.